Sabato 29 aprile alle 9 di mattina inaugureremo la rotatoria di Fenile, un intervento stradale molto atteso, naturalmente in una strada provinciale verso Carignano che si innesta con l'intersezione in via del Mulino, dove appunto la velocità sfiorava gli 80 km orari da rilevazioni fatte, ma soprattutto dove c'era la necessità di metterla in sicurezza, vista la percentuale importante di incidentalità che appunto riguardava quel luogo e che sicuramente aveva bisogno anche di connettere in sicurezza la ciclabile che abbiamo realizzato ed anche illuminato con un nuovo tratto che poi è stato realizzato a ridosso, diciamo, dell'area del distributore e che connetterà anche l'area commerciale. Ecco, vedete bene che è già da queste prime ore che è stata aperta. Diciamo che da subito sia gli esercizi ma anche proprio gli stessi residenti ne hanno potuto godere dei benefici, perché la velocità si è notevolmente ridotta e quindi, come si riduce la velocità, anche il pericolo. Sabato sarà una grande occasione, ricordiamo che siete tutti invitati, il quartiere, le attività, tutte quelle persone che anche in questi giorni di caldo hanno sopportato dei lavori in prossimità di quello spazio, ma lavori che hanno portato dei disagi che sono passati perché l'opera resta.